Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qua con il settimo episodio di questa serie, nonché se non avesse venduto nessuno. Oggi siamo qui con l'Empoli. E prima di farvi vedere la squadra, come sempre, per chi non lo sapesse, vi rispiego un po' le regole. Allora, io ho selezionato, ho messo i giocatori ex Empoli nella squadra e quindi ho fatto una squadra di ex. Però andrò a giocare la prima partita con questa squadra, andrò io in campo. E poi andremo a simulare tutta quanta la stagione, vedere cosa farà l'Empoli in un anno simulato. Però prima di farvi vedere la formazione, vi ricordo di iscrivervi assolutamente al canale, attivare la campanella, lasciate un bel like, 10 se volete il prossimo episodio. Detto questo, iniziamo subito dal portiere, che è Lukas Skorupski, ex Empoli, come sempre, ovvio, e adesso gioca nella Bologna. Poi c'è difensori Spinazzola, Rugani, Di Lorenzo, Mario Rui, a centrocampo Zielinski, Benasser. In attacco Giovinco, Caputo, Donnarumma e Verdi. Detto questo, vi faccio vedere velocemente le riserve. Traoré, Isai, Saponara, Krunic, Benassi, Zaic, Lorini, Provedella, Frattesi e Lagubina. Non è una grandissima squadra, ho fatto anche di meglio. Non perdiamo più tempo. Monza Benevento, 9 agosto 2020, difficoltà leggenda. Noi ci vediamo in campo. È tutto pronto a Monza, inizia adesso. Monza Empoli, via. Balotelli, partito subito bene il Gotto. Balotelli, e chi lo ferma? Di Lorenzo, che chiusura. Poi Rugani, allontanare. Simone Verdi per Donnarumma per Zielinski. Ha visto il Gotto, il vero Gotto. Ciccio Caputo, palla dietro dove c'è Zielinski, Callarca dove c'è Simone Verdi, che punta la porta. Simone Verdi, il giocatore del Torino, assegno al sesto minuto, Empoli subito avanti, 1-0, veramente che giocata, al sesto minuto, dai ragazzi, continuiamo così. Calcio di punizione per loro, Balotelli, che le sa tirare le punizioni, però qua mi sa che la gioca corta, eh sì, no, Balotelli dritto in porta, Mario Rui sulla linea, Simone Verdi, il pallone per Ciccio Caputo, campo aperto, il Gotto, Ciccio, no, perché te la sei allungata così tanto? Ma sei un pirla patentato! Ma no, Ciccio Caputo! Zielinski per Giovinco, di prima ancora Zielinski per Caputo. Caputo ha visto Donnarumma che la stoppa male. Quindi Scozzarella, sempre il Monza pericoloso con Barotelli di tacco per Dani Mota che mette il turbo. Ancora Mota, fermato? C'è un calcio di punizione? Sì, ancora Balotelli. Le batte tutte lui. Giallo per Di Lorenzo. Palla dentro. Di Lorenzo di petto. Mario Rui. Usciamo. Zielinski mette il turbo. Allarga per dove c'è Giovinco. Ancora il capitano. Giovinco la finta. Giovinco se ne va al numero 9. Ancora per Donnarumma. Da fuori Zielinski. La manna, sicuro. Spinazzola sale, palla al piede. Il pallone per Zielinski. Se ne va Zielinski. Viene fermato. Poi la manna rinvia e mette in rimessa laterale a favore dell'Empoli. Quindi per noi, Giovinco. Spinazzola di prima per Zielinski. Zielinski ha visto l'imbucata di Donnarumma che non riesce a premiare. Poi in scivolata Spinazzola. Con che intervento? Zielinski per Donnarumma. Dentro bello! Che gol! Alfredo Donnarumma! Che golletto che ha fatto! Era praticamente un pallonetto misto a un tiro di potenza. Non ho tanto capito. Però ho capito solamente che ha fatto gol. Questo è l'importante. Bravi, 2-0. Benasser di testa. Il pallone per l'autore del 2-0. Donnarumma che viene fermato da Colpani se ne va. Zielinski lo ferma. Ciccio Caputo. Il pallone per Ziello. Ziello allarga dove c'è Simone Verdi. Corre Simone. Corre Verdi. Palla dentro. Bella per Ziello! E c'è calcio d'angolo? Dimmi di sì. Dimmi che calcio d'angolo, no, rimessa al fondo. Lunga, Balotelli, fa da sponda. Poi Rugani di testa, anticipa tutti. Zielinski di seconda per Ciccio Caputo. Ancora il polacco che serve Donnarumma. Donnarumma prova a girarsi, prova a spazi, cerca spazi. Donnarumma, la finta, prova ad andarsene. Fermato da Bettella. Poi Carlos Augusto ad allontanare. E diventa un assist per Mota che può anche ripartire. Vediamo se fa ripartire una ripartenza dai suoi piedi. Mota va da Scozzarella.
Scozzarella, si estende piano piano il Monza con il numero 23, ancora sull'auto di destra, su di lui c'è Rugani che non lo riesce a fermare, ancora Rugani, stavolta sì, rimessa laterale per il Monza, affidata a Scozzarella, 1-2, ancora per Dani Mota, su di lui c'è Rugani. Ancora Rugani contro Dani Mota, il pallone dietro per Scozzarella, adesso c'è Spinazzola sui piedi degli avversari, ancora pallone dietro, bruttissimo passaggio, quindi rimessa laterale per noi affidata a Spinazzola, che cede il pallone a Zielinski per Giovinco che la dà Caputo, che allarga dove c'è Spinazzola che corre, ce l'ha la gamba Spina, corre, finta, Spina prendila, no, ma cosa mi fai? E ecco qua, un contropiede, Balotelli, Mario Rui! Il terzino più forte del mondo per qualcosa. Mamma mia che chiusura. Bennasera allarga per Mario Rui. Vede l'avversario alle spalle, quindi Donnarumma non controlla bene, però rimedia. Ciccio Caputo in scivolata a vuoto, Barilla, il pallone per Colpani, Balotelli messo giù, un bordello pazzesco, ancora Balotelli messo giù, c'è un calcio di punizione l'ennesimo per il Monza affidato a Balotelli, che la mette dentro, occhio, Ascalia se ne va, Prince per Maric, Prince, fermato, Di Lorenzo in rovesciata, secondo terzino migliore al mondo ragazzi, mamma mia, ci abbiamo la coppia che scoppia in difesa, occhio, Colpani dove c'è Scozzarella, sempre Monza che si fa pericoloso in questa fine partita con Boateng per Scozzarella, punta laterale, poi Boateng, ancora il numero 7 che prova ad andare da Colpani, gli viene ancora Colpani, può salire, non riesce a concludere bene la squadra lombarda, quindi Balotelli fermato, un altro calcio di punizione, stavolta sempre Balotelli sulla battuta, Rugani cartellino giallo meritato, va Balotelli dritto in porta, anzi no, la gioca corta, no, dritto in porta Barilla, Di Lorenzo rimane lì, Di Lorenzo arrivaci, no, arriva la rete che riapre tutto, 2-1 Monza, anzi 2-1 Empoli, scusate. Non ci voleva proprio questo gol. Scozzarella allarga dove c'è Donati, adesso siamo anche più stanchi. Su di lui c'è Spinazzola, Donati, palla dentro, Rugani, bravo. Quindi Zielinski per Giovinco, corri per favore Giovinco, palla dentro per Zello, palla dentro, il Gott! Che tiro aveva fatto il Gott! Il Gott Ciccio Caputo, mamma mia ragazzi. Rugani di testa, però il pallone è per il Monza, che prova a ripartire. Però ripartenza sfumata. Verdi, ha visto Donnarumma fermato. Poi Giovinco in rovesciata per tenerla in campo, ma non serve a niente. Occhio, Giovinco, Zielinski, 3-1, 3-1 all'85esimo. 3-1 all'85esimo. Fermato Piotr Zielinski. Grandi. Giovinco la tiene in campo. Zielinski per Donnarumma. Si è risvegliato l'Empoli in questo finale di partita. Con Donnarumma. Aspetta Zielinski. Zielinski la prova. La manna. Con i riflessi. Mette in corner. Affidato stavolta sempre a Giovinco. Palla dentro nel numero 9. Molto molto bella. Di Lorenzo non ci arriva. Giovinco per favore. Tienila in campo. Sì. Va bene. Donnarumma. Se l'alza. Donnarumma. La prova. Che schifo. E finisce così. Va bene, 3-1, è un'ottima partita per essere la prima. E a questo punto, come già detto all'inizio del video, andiamo a simulare tutta quanta la stagione fino al mese di maggio. E la simuliamo fino al 25 maggio, ci vediamo tra pochissimo. Attenzione, la notifica più brutta che ci poteva arrivare. Esonero, e questa non è una cosa bella. Quindi ecco, contratto terminato. Vabbè, firmo, anche se mi cacciano via. E che squadre ci sono? Solo il Benevento. Vabbè, andiamo col Benevento. Voglio vedere solamente dove è arrivato l'Empoli. Se è finito il campionato e dove è arrivato l'Empoli. Il campionato non è finito. Quindi io vado a simularla fino alla fine della stagione. Anche se volevo finirla la stagione non col Benevento, ecco. Volevo finirla con l'Empoli. Però vabbè. E allora ragazzi, siamo giunti alla fine della simulazione col Benevento. Abbiamo 37 di overall, così a caso. E l'Empoli si è salvato.
si è salvato dalla retrocessione, anche se non esiste qua su Viva 21 perché non c'è la Serie B, però si è salvato dalla retrocessione. È arrivato 17esimo. E forse riesco anche ad andare a vedere il nostro bomber, ed è Ciccio Caputo, che è arrivato 6° in classifica dei capocannonieri. Bravo Ciccio Caputo, lui sì che è il GOAT. Ah, io non posso neanche andare a vedere le statistiche, non volevo andasse così questo video. Però, se vi è piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi come sempre ci vediamo alla prossima, un saluto, bella ragazzi.